Signore e signori, presenta Luca Di Nicola. Eccoci, buonasera, cosa meno ci diamo il benvenuto reciprocamente. Grazie, ben ritrovati. Benvenuti più che altro all'edizione 56 della Mascherina d'Argento, ma devo darvi subito un altro numero, do i numeri quest'anno subito perché l'altro numero è il 25, ovvero questa è la 25esima volta per quanto concerne l'organizzazione da parte di un vostro concittadino, un nostro caro amico Ivan Antonio Giampietro, che appunto 25 anni fa prese per mano, proprio come un bambino, proprio come faremo con le nostre mascherine, questo evento che era stato un po' abbandonato, nonostante un passato glorioso, per poi portarlo a livello insomma nazionale. Devo dire, quindi grazie Ivan, a te un applauso e a tutti quanti i tuoi collaboratori, la Venus Entertainment e l'Associazione Culturale Internazionale, a supportare il nostro amico Ivan, come sempre appunto sia la Venus che l'Associazione Culturale Internazionale, ma anche la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, la città di Pescara, l'assessorato alla cultura del comune di Sulmona. Vedrete una quarantina circa di bambini provenienti da tutta Italia, la loro età è compresa tra i 3 e i 10 anni, sfileranno presentando appunto l'abito, la loro mascherina, ciò che hanno voluto appunto, trasmettere per questo carnevale. E questa giuria qualificata di cari amici che tra poco vi presenterò poi sceglierà una rosa di 7 e poi quindi ovviamente l'assegnatario, il vincitore o la vincitrice della mascherina d'argento, ovvero il simbolo proprio di questa storica kermesse carnevalesca che tra 4 anni taglierà un traguardo ambiziosissimo, insomma i 60 anni, la manifestazione sicuramente più longeva d'Abruzzo. Bene, io devo dire che i bambini meritano tutti quanti la nostra attenzione, quindi vi prego, applauditeli quando li vedrete, alcuni andranno incoraggiati, qualcuno già sta piangendo, qualcuno invece non vede l'ora di calcare il palcoscenico, però noi saremo ovviamente generosi con tutti perché poi sono soltanto bambini, secondo me hanno già vinto tutti per il solo fatto di essere qui. Ivan ci tiene tantissimo, ma ci teniamo tutti, devo dire, a così raccoglierci un secondo e poi fare un applauso ai bambini sicuramente meno fortunati dei nostri, quei bambini che stanno vivendo delle tragedie immani in molti angoli del nostro pianeta Terra e per tanti motivi, non serve che io faccia un triste elenco proprio perché è un giorno di festa, ma quei bambini va il nostro affetto, il nostro applauso, il nostro abbraccio seppur virtuale. Bene, vi presento subito i nostri membri di giuria, loro esprimeranno un giudizio per ogni bambino, per il tema, per la simpatia e per l'originalità e poi andranno a attribuire appunto la mascherina d'argento 2024. Allora un grande applauso subito perché è il presidente, gli altri poi li applaudiremo tutti insieme, non perché siano meno importanti, ci mancherebbe altro, però insomma sicuramente il dottor Domenico Taglieri viene nominato subito presidente di giuria, non è soltanto il presidente della Fondazione Carispac. Grazie caro Domenico per la tua presenza costante. Poi ve li presento tutti e li saluteremo con l'applauso, così almeno guadagniamo qualche istante. In rappresentanza del Comune di Sulmona, la dottoressa Antonella Lagatta, l'imprenditore, amico e sostenitore di tutte le iniziative, Pasquale Di Toro, il presidente di Confcommercio, la dottoressa Fioralba Castellano, il critico d'arte, il professor Massimo Pascolone, la presidente internazionale ma anche fondatrice di AISOS, di cui parleremo dopo per bene, la dottoressa Francesca Maddalena Terracciano, la stilista del noto brand Piccola Ludo, Cinzia Di Gesualdo, e l'applauso intanto per chi vedete qui, grazie per essere qui con noi. Ma la giuria va completata e la completiamo subito con un caro amico di tutti quanti noi. Arriva direttamente, come del resto ogni fine settimana, da Rai 1, anche stamattina lo abbiamo ammirato, applaudito, apprezzato a 1 mattina in famiglia, il nostro testimonial ufficiale oramai da molti anni. Lo accogliamo come sempre con affetto, con calore, con sentimenti di stima. Beppe Convertini. Ciao, buon pomeriggio, ben trovati. Ciao Luca, ciao, come stai? Bene, ben rivisto. Buonasera. Bello essere qua, tornati per questa 56esima edizione, sì, della Mascherina, sì, d'Argento, in uno dei teatri più belli d'Italia, questo teatro. L'applauso va a voi che siete numerosissimi e aspettate chiaramente i vostri cuccioli, le vostre cucciole che sono, sì, lì, devo dire, molto tranquilli, perché sono educatissimi i bambini e le bambine, qualcuno c'è la piagnucola, mascherati già, sono davvero molto molto belli. È vero. Io volevo
innanzitutto ricordare, come tu già hai fatto, AISOS. Prego, che ha bisogno del vostro sostegno per aiutare i bambini meno fortunati, perché i nostri figli e i nostri nipoti sono sicuramente molto più fortunati di questi bambini che devono combattere con il tumore. E ringraziare poi la Fondazione Carispac e quindi dottor Domenico Taglieri, che merita un applauso perché è un po' l'anima di questa mascherina d'argento, ma come appunto della giostra cavalleresca e di tante cose molto belle che la fondazione promuove. E tu vieni sempre a trovarci, noi siamo sempre felicissimi, c'è un posto per te, e quindi in giuria arriva il nostro caro Beppe Convertini. Grazie, buon divertimento. Grazie. E la giuria così è bella e completa. Adesso invece vi presento la valletta, tradizionalmente di Baudiana memoria, insomma la mia assistente, una splendida ragazza che canta, balla, insomma fa tante cose davvero molto bella, ma soprattutto è la vincitrice del concorso nazionale Miss TV Moda 2023. Diciamo che mi accompagnerà nel corso di questo pomeriggio. Intanto la accogliamo con un bel applauso, Georgiana Gaman. Bellissima la nostra Georgiana, sempre più bella, ciao cara, noi ci vediamo tutte le estati, ci vediamo ad Ortona, è il suo look magistralmente curato dalla nostra splendida Cinzia Di Gesualdo, e poi vabbè, indossato ovviamente da questo splendore di ragazza. Del resto gli abiti di Diva Boutique sono tutti molto belli, non passano proprio inosservati. Grazie Georgiana, dopo, grazie, un bacio e ancora un applauso per te. Ad accompagnare le mascherine saranno Topolino e Minnie. Se vi dicessi che Minnie non potete immaginare, diciamo comunque Topolino e Minnie. E io inizio subito, spero che sia... Eccoli, che meraviglia! Minnie, non dirò mai chi si cela dietro il costume, signorina Minnie, va bene? Che belli che siete, tanto fate la passerella, prego, prego. Che meraviglia! Grazie Minnie, grazie Topolino. Andato a prendermi il primo bambino, il primo concorrente per modo di dire, della mascherina d'argento. Grazie, grazie. Ciao Minnie, ciao Topolino. E il primo bimbo è un altro Topolino, nel senso un bimbo piccolissimo, a 3 anni e mezzo. Quel mezzo è importante, a 3 anni. Viene da Roma, Lobby del Cavallo. Il suo cantante preferito è Max Pezzali. E il suo costumino è la divisa di gala della Polizia di Stato. Iniziamo in maniera istituzionale. Bene, lo applaudiamo, pronti a votarlo? Brando col numero 1, guardate che meraviglia. Buonasera Brando. Ciao Yvonne. Ciao Yvonne. Se tu pensi che portavo te così io, ti ricordi? Sì. La nostra splendida Yvonne che accompagna questo piccolo grande uomo. Meraviglioso davvero questo bambino. Dietro le quinte era così serio, morigerato come la bellissima divisa che porta. Grazie! Yvonne, facciamolo vedere ai giurati. Brando, divisa di gala della Polizia di Stato. Che meraviglia! Grazie, grazie, grazie. Ecco, ti fanno foto. Bene, e io vado avanti subito con la seconda mascherina. Viene da Sulmona, è una signorina, 5 anni, grazie. Il suo hobby è colorare, ballare e cantare. Bene, il suo cantante preferito è Clementino, oggi nelle vesti di principessa bella di La Bella e la Bestia, Matilde, eccola! E grazie anche all'altra signorina che ci accompagna, grazie. Matilde, quanto sei bella! Tanto Matilde la vede sia il pubblico che la giuria. Grazie. Facciamola vedere ancora un istante alla giuria. Grazie intanto anche a Luigi per la perfetta, devo dire, colonna sonora come sempre. Grazie Matilde. Concorrente numero 3, ha 6 anni, ama il ciclismo, è nelle vesti di Torre degli Scacchi. Veramente straordinario anche lui, eh? Il numero 3, giurati, pubblico, è Gianluca. Eccolo! Guardate che bello! La Torre degli Scacchi, originalissimo. Bravo. Molto antico, in India fu inventato. Vi sembra complicato, invece non lo è. È come una battaglia fra esercizi. Grazie, grazie Gianluca.
corri dalla giuria così ti possono buttare, vedere, ammirare ed applaudire. E questa è la nostra 56esima mascherina d'argento, mentre Gianluca va a raccogliere voti. Io vi dico invece che il prossimo bambino ha 10 anni, ha l'hobby del ciclismo, sarà qui nelle vesti di La Luna e le Stelle, e devo dire che anche lui vi affascinerà. È il concorrente, sempre per modo di dire, il partecipante numero 4, Marco. Guardate che meraviglia, che architettura, eh? Ce n'è voluto, attenzione, attenzione. Ecco, bravissimo. La Luna e le Stelle, che meraviglia. Grazie. Giustamente, Luigi. Allora, Gianluca, Marco, fatti vedere di nuovo anche un pochino al pubblico. E un secondo di nuovo anche qui in giuria, tesoro. Ecco, ti stanno votando. Grazie, Marco. Viva la luna che ci rischiara e illumina tutte le notti, anche le stelle. Grazie, tesoro bello, grazie. Guidalo, mi raccomando, nei vari pertugi del teatro splendido Maria Caniglia. Andiamo avanti con la partecipante numero 5, a 4 anni, viene da Chieti, il suo hobby è ballare e i suoi cantanti preferiti sono Olivia Rodrigo, Dua Lipa, e qui nelle vesti della classica tradizionale intramontabile Biancaneve, Eleonora. Eccola! A te, Luigi. Tesoro bello, ciao. Saluti solo lo zio, fatti vedere qui intanto. Che carina, dolcissima. Bella Eleonora, bravissima, hai salutato il pubblico. Tesoro, adesso vai con Yvonne davanti alla giuria, così loro potranno votarti. Grazie ad Eleonora, educatissima, mi ha mandato un bacio, un bel saluto appena entrata. Brava, brava. Ecco qua, di nuovo un'occhiatina al pubblico e grazie. La concorrente, anzi il concorrente invece, il partecipante numero 6, Eleonora intanto sta giustamente facendo un po' di pubbliche relazioni, ha ragione, grazie Eleonora, sei bellissima. Concorrente numero 6 viene da Ortona, ama le costruzioni Lego, mamma mia che meraviglia, e anche ballare la break dance, la sua cantante preferita è Rihanna, oggi è nelle vesti di Among Us. Bruno, ci sei? Sì, eccolo Bruno. Ragazzi. Ciao Bruno, fatti vedere lì. Troppo forte Bruno. Mitico Bruno. Vedo Beppe che ti guarda, vuol dire, ma che mascherina è? Affascinato, incuriosito. Fallo vedere ancora un pochino alla giuria. Grazie Bruno. Among Us. È arrivato con un balzo, tra l'altro, fantastico. Grazie Bruno, in bocca al lupo. Dunque, invece Isabel viene da Pettorano, a 7 anni, dipinge, balla. La sua cantante preferita è Annalisa, che abbiamo ammirato al Festival di Sanremo. Oggi nelle vesti di un altro classico, intramontabile, abito, costume. Frozen, Isabel, da Pettorano, sul Gizio. Prego, tesoro bello. Musica. Col suo oblio in questo remoto regno. Molto bella Isabel, grazie, vai un po' in giuria tesoro, così almeno io posso intanto piano piano introdurre, mentre Isabel viene anche fotografata dai nostri giurati, vi introduco il prossimo partecipante. Lui viene da Avellino, ha 5 anni, il suo cantante preferito è Tananai, anche Tananai è stato uno dei protagonisti del festival, seppur come ospite nella postazione che ha inventato il grandissimo Amadeus lì in Piazza Colombo. È qui nelle vesti di Harry Potter, Alessandro! Forza Ale! Ciao! Oggi il cappello si alza un'altra parte, c'è silente, è settembre, 9:15 senti il treno parte, perché al proprio destino non si sfugge, quello che non uccide. Facciamolo vedere bene, Alessandro, grazie Ale, sia in giuria che al pubblico. No, facciamolo vedere un altro istante, ecco qua, grazie Ale, perché è giusto, no? È timido, vero? Dai, saluta, fai così con la manina ai giurati, anche ai giurati, guarda anche lì,
E l'ho capito che è timido. Sei stato bravissimo. Grazie Alessandro, grazie, grazie. Grazie. Vabbè, vabbè, un po' timidino, ma è giusto, sono piccolini. Allora, prossima partecipante, una signorina di 7 anni, viene da una splendida località turistica, sciistica, Ovindoli. Infatti ama sciare, e ti credo. Certo, quest'anno, insomma, con tutta questa neve, purtroppo non c'è stata. Fare anche karate le piace, il suo cantante preferito è Mr. Rain, e qui nelle vesti di principessa Belle di La Bella e la Bestia, Anna Maria! Che meraviglia, Anna Maria! Ciao tesoro, pensavo che arrivassi con gli sci da Ovindoli, e non c'è stata la neve, ce n'è poca poca purtroppo. Prego Luigi, prego. Vera più che mai, solo amici e poi uno. Grazie Anna Maria, grazie, grazie anche a Topolino che ti ha accompagnato. Anna Maria sei bellissima, grazie. Adesso un'altra signorinella di 6 anni, ama la danza, ama la musica, che meraviglia, i suoi cantanti preferiti sono I Me Contro Te. Oggi è qui nelle vesti di Cenerentola, che meraviglia, Daria Catalina 10, bellissima, insieme a Minni. Fatti vedere tesoro dalla giuria, perché sei bellissima, cara Daria, Cenerentola. Grazie sempre per l'accompagnamento musicale e grazie a Minni. Bene, 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 grazie tesoro, che bella signorinella. In bocca al lupo anche alla partecipante, alla concorrente, insomma, per modo di dire, numero 10. Cari amici del Teatro Maria Caniglia, ma anche e soprattutto amici che ci seguite da casa come sempre, questo oramai è un evento televisivo da molti anni, grazie appunto al grande lavoro svolto da Ivan e da tutti i suoi collaboratori. Questa manifestazione ha da sempre la finalità, ovviamente, di donare una giornata di allegra spensieratezza ai nostri bambini, ma devo dire anche un evento che ci fa fare qualche riflessione, insomma ci fa pensare un po'. Per questa 56esima edizione Ivan, Giampietro e gli organizzatori hanno voluto appunto dedicare, devo dire ancora una volta e giustamente, questo spettacolo ad una importantissima realtà della quale parleremo con la presidente fondatrice, la dottoressa Francesca Maddalena Terracciano, che questa sera sarà accompagnata da alcune volontarie, Ilaria, Laura, Marinella, Giulia e Amanda, ovvero parliamo dell'AISOS, lo abbiamo fatto qualche istante fa anche insieme all'amico Beppe Convertini. Accogliamo con un applauso queste volontarie. Prego, dottoressa, con un microfono gentilmente, anche le ragazze, me le fate arrivare immagino dalle quinte, grazie. Vieni, vieni, intanto Francesca mi puoi raggiungere, noi ci diamo del tu in quanto ci conosciamo, ci vediamo in tutti gli eventi e ben ritrovata, cara Francesca. Ecco le volontarie, con un microfono, Ivan, lo date anche a me, buonasera Amanda, so, me l'ho detto lei, me l'ha suggerito, grazie, grazie, venite pure. Giulia, perfetto, il micro... allora dillo tu, ecco, presentali tu Francesca. Ilaria. Mettiamoci qui, mettiamoci Laura. Qui, però. Così, perfetto. Penso dovremmo star bene, ne qui dovremmo essere nominati. Una. Allora Francesca, mettiti un pochino, facciamo una riga. Marinella. Marinella, vieni, vieni Marinella, vieni. Intanto ben arrivate, care signore, ben arrivata Francesca, visto che poi ci ritroviamo tutti gli anni in questi contesti. Ed è importante sempre, seppur con poche battute, parlare di AISOS e di questi bambini purtroppo molto meno fortunati dei nostri, ma che oggi dobbiamo rendere più fortunati evidentemente, perché hanno bisogno del nostro aiuto che sarà collettivo. Sicuramente avremo modo, lo ricorderò anche tra pochi istanti, da casa di partecipare. In che modo? Vedrete, leggerete delle coordinate bancarie sovrimpresse sul vostro teleschermo. Invece voi, cari amici, lo dico subito, almeno mi tolgo il pensiero, uscendo c'è una postazione AISOS, una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio, come diciamo sempre. Quello che possiamo dare, anche una libera offerta, per loro sarà importante. Importante perché, dottoressa? Perché la diagnosi precoce di un bambino che può avere da zero, cioè un mese, pochi giorni, in tenera età per lo più nel 70% dei casi, un dolore urente, ingravescente che colpisce di notte all'improvviso e non ha un segnale precoce, purtroppo quando arriva già è passato il periosteo ed è il tumore più grave, maligno, ad alto grado di malignità dell'osso. Il bambino ha un dolore notturno, non sa a chi dirlo, va dalla mamma in ritardo,
quando se ne accorge telefonano al medico, ma invece bisogna fare una radiografia e rivolgersi al centro ISOS, che è costituito da 1820 medici di altissimo profilo professionale che gratuitamente si dedicano con grande amore in tutto il tempo che hanno libero ad operare, guarire e ad amare questi bambini, perché li prendiamo in carico completamente dal giorno della diagnosi fino a quando sono guariti, e poi li inseriamo nel loro ambiente, nel lavoro, quelli che sono diventati un po' più grandi e rimangono legati a noi tutta la vita, e molti sono volontari. In Italia abbiamo 3.000 volontari che agiscono con amore e col cuore. Se volete potete venire a trovarci, andare sul sito e fare, se lo desiderate, ognuno quello che può, una certo. donazione regolare, mensile, cioè quello che vuole, c'è tutta la descrizione, in maniera che creiamo una colonna titanica per salvarli tutti. Oggi ne salviamo 4 su 5, prima morivano 4 su 5, l'ho fondata il 7 ottobre 2004. Grazie. Grazie dottoressa Terracciano. Francesca, io ho voluto prima farti parlare, mi sembrava doveroso, ma abbiamo anche un video che vi riguarda e lo vediamo subito. Prego, certo. Regia. Un livido per un bambino può significare tante cose, una botta fortuita o una semplice caduta in bicicletta, ma se il livido resta, purtroppo potrebbe trattarsi di osteosarcoma. ISOS ha salvato tante giovani vite ogni giorno in tutta Italia. Il tuo aiuto può fare davvero la differenza. Fai una donazione mensile o una tantum ad ISOS.it per intervenire subito contro questo terribile male. Grazie, intanto no, rimettetevi il secondo qui perché c'è per voi un omaggio, per la dottoressa Terracciano e per tutte quante voi. Arriva infatti la nostra splendida Giorgiana, ecco, che si ricorda del pensiero dolce, da ovviamente offrire con grande gentilezza come sempre alla nostra cara e altrettanto dolce dottoressa Francesca Maddalena Terracciano. Grazie per tutto quello che fate e viva l'ISOS, grazie, grazie, grazie di cuore. E noi adesso andiamo avanti con i nostri bambini, anche per rallegrarli, per fare loro compagnia, anche se sono loro che divertono noi e ci rallegrano perché sono fantastici. Per esempio la prossima signorina bellissima che ha 9 anni, viene da Pescara, ama cantare, disegnare, il suo cantante preferito è Tananai, anche per lei. Oggi è un'astronauta, quindi verso, come dire, per andare verso un mondo migliore senza guerre, speriamo di trovarlo. La partecipante numero 11 è Vittoria, eccola. Ciao Vittoria, brava anche e soprattutto per il messaggio tesoro, sei diventata proprio una bellissima signorina, il pubblico ti vede, adesso facciamo vedere anche il messaggio con il tuo pianeta dove dici no war, niente guerre, ecco i giurati che ti ammirano e apprezzano tantissimo il messaggio, oltre che ovviamente il costume di carnevale. Grazie Vittoria da Pescara, un bacio a te e a tutti i bambini. E grazie anche a Minni che ti ha accompagnato. Hai fatto male. Allora, adesso la partecipante, anche lei è una signorina, numero 12, ha 6 anni, balla, fa tante cose, è Mary Poppins. Io c'ho Mary Poppins, eh? Sì, infatti, ok. Arriva Giorgia con un bel applauso. Via, 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 signori, vi prego. Al contrario c'è una parola adattissima. Dico bene, Bert? Sembra che abbia un suono spaventoso. Se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super cari, fragili, stiche, spiralitoso. E ricordo che ha 3 anni per convincermi a parlare. Allora, i giurati adesso hanno l'occasione di votare Mary Poppins con la sua borsa dove ci sono 1000 cianfrusaglie. Grazie Giorgia, in bocca al lupo a te e a tutti. E abbiamo già la bimba numero 13, a 3 anni. Yvonne è piccolissima, vero? Grazie Topolino e grazie a Mary Poppins. Questa bimba, Anna Chiara, canta, balla, oggi è nelle vesti di ballerina. Guardate che spettacolo, eccola qua. Buonasera ballerina, attenzione Yvonne, perché i gradini sono più lunghi delle sue gambe per il momento.
Che sorta di ballerina, meravigliosa, bellissima. Anna Chiara, tutta per il pubblico e poi per la giuria. È piccola piccola, eh? Molto. Tesoro, sei bella, sei molto brava, eh? No, ho paura dal broncio che possa da un momento a un altro, invece ecco qua. Guarda i giurati, che bello, brava! Grazie, grazie. È attratta però dalle luci, sono contento. Beh, è una ballerina, quindi insomma, ama stare sul palco. Grazie Anna Chiara, sei bellissima e dolcissima ovviamente. La bimba numero 14 ha 4 anni, che non è molto più grande, viene da Popoli, ha l'hobby del canto e del disegno, la sua cantante preferita è Carolina, è Capitan Uncino, la nostra Anna. Ciao Anna. Sveglia, tu ti arrapporto da me. Mitico pezzo. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Facciamolo vedere un po' al pubblico e anche ai giurati, ovviamente. Sono o non sono Capitan Uncino? Lei è Capitan Uncino, assolutamente sì. È la nostra Anna da Popoli. Aspettavo il ritornello, eh. È tutto per te, eh? Capitan Uncino. Grazie Anna, grazie. Ciao tesoro, sei bellissima. Con una canzone proprio ad hoc. Grazie. E torniamo a un maschietto che viene da Introdacqua, ama giocare con le costruzioni Lego. Sono contento che siano tornate in voga le costruzioni, sono molto contento, pensavo non esistessero più. È Josué che ha 5 anni. Eccolo, guarda che bel bambino. Ciao Josué. Ciao. Josué è un cowboy. Guardate che bello. C'era un cowboy che a scuola andava male, prendeva sempre 3, sbagliava ogni vocale. Poi un bel giorno arrivò. Bravo, bravo, ci manca il cavallo, ma va benissimo, eh. Lo ha parcheggiato qui fuori, non vi preoccupate. Grazie Josué. Saluti ad Introdacqua. Ciao ciao, ciao Minnie. Adesso abbiamo un'altra bimba, 4 anni, le ama cucinare, che meraviglia, ci faremo invitare a pranzo, balla anche, la sua cantante preferita è Lucilla, oggi è una piccola leonessa, la numero 16 è Beatrice, eccola, col topolino, ciao Beatrice, buonasera, bel applauso, la vedo sul timidino, applaudiamola, occhio al gradino, c'ha anche il tacco, guardate che meraviglia questa bambina. La dobbiamo sentire qualche secondo, prego, prego. Che sei parte del mondo anche tu. Una piccola leonessa timida, eh? Tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui. Una piccola leonessa. Grazie Beatrice, sei stupenda. Grazie, grazie anche a Topolino. Bellissima anche ovviamente la colonna sonora per Beatrice. Adesso una bimba che ha 5 anni. Ama tantissimo disegnare, i suoi cantanti preferiti sono I Miei Contro Te, come qualcun altro, e qui nelle vesti della principessa Jasmine è la nostra proposta 17 ed è Marta, eccola. Tanto, principessa, è tanto che bella, ciao Marta, accompagnata dai Bon. Quello che sto, ciao tesoro, è davvero importante. Il tappeto volante. Lo splendido pubblico del Maria Caniglia applaude tutti i nostri bambini. Marta va a farsi vedere in giuria. La principessa Jasmine. Grazie principessa. Ciao Marta, ciao Yvonne. Adesso un bimbo, è il numero 18, a 10 anni, Amaleo Hot Wheels, il suo cantante preferito è Michael Jackson, straordinario. Oggi nelle vesti di Goku il guerriero è Davide Leonardo. Eccolo, un giovanottone. Ciao Davide. Davide Leonardo, vieni. Un altro bel bambino e un'altra bella mascherina. Un altro bel costume. Davide Leonardo si fa vedere dai giurati. Avvicinati, avvicinati un po', non ti preoccupare, fatti vedere per bene. Io cerco di dare gli stessi secondi un po' a tutti. Grazie, un applauso a te. Grazie a Goku, il guerriero.
Da Popoli arriva la prossima signorina che ha 10 anni, ha l'hobby della danza e anche di fare la sbandieratrice nei cortei storici. La sua cantante preferita è Angelina Mango, penso che lo sia da sempre, non soltanto perché ha vinto Sanremo. Oggi nelle vesti di Rouge, la numero 19, Federica. Vieni Federica. Buonasera. Sarei contenta allora che Angelina Mango abbia vinto Sanremo, vero? Visto che è la tua cantante preferita. Prego. Grazie. Il pubblico apprezza la nostra Rouge, Federica, che va a farsi vedere accompagnata da Yvonne, dai nostri cari giurati, che hanno un bel compito, è quello di scegliere poi una rossa di 7 bambini e tra questi 7 ci sarà la mascherina d'argento. Grazie Federica. Adesso una signorinella che è piccolina, ha 5 anni, ama giocare, oggi è qui nelle vesti di Elsa, è la nostra bellissima proposta 20, tocca ad Aurora, accompagnata da Minnie. Dolcissima questa bambina, un bel applauso per Elsa, ovvero Aurora, prego. Per il mondo la colpa è solo mia, così non va. Il pubblico intanto ti osserva e poi attenta allo strascico, mi raccomando, Elsa, vai verso i giurati, così almeno aiutala tu, Minnie, grazie. I giurati ti guardano, ti osservano, ti votano ovviamente. Elsa, in realtà è Aurora che ha 5 anni. Grazie Aurora, grazie. Adesso tocca a 2 bambini di Sulmona che si presenteranno un po' con lo stesso costume, se vogliamo, stessa tematica. La giuria però li dovrà votare singolarmente. Io li chiamo insieme, il 21. Daniele, 3 anni, ama andare in bici e sarà nelle vesti della maionese, buonissima. E il 22, Francesco, 6 anni, amante del ciclismo, nelle vesti del ketchup, mancano le patatine. Prego, guardate che spettacolo. Maionese e ketchup, ma che belli che siete. Brave, brave, brave. Ah, c'è venuta fame, eh? Un bel piatto di patatine, vero? Che meraviglia che siete, bellissimi tutti e due, veramente. Allora, falli vedere ancora qualche istante al pubblico e poi anche alla giuria. Ketchup e maionese, ketchup Francesco, maionese Daniele. Troppo forti. Grazie bambini, grazie. Grazie mille, la giuria vi ha applaudito, votato, insomma, come il nostro pubblico, ma come è stato per tutti i bambini. No, no, di qua, Topolino, di qua, aiutali. Grazie, non mi abbandonare, Topolino, eh. Allora, dopo questa coppia simpatica, il numero 23, Nicolas, ha 6 anni, a lobby del calcio. I suoi cantanti preferiti sono I Me Contro Te, oggi è un ballerino disco. E sentiamo un po', vai Luigi. Il tormentone, The Colors. È un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. E facci vedere come balli allora. Secondo me o gli sta scappando oppure non lo so. Vabbè, oh. Allora, i giurati intanto lo votano. Grazie. Ballerino disco, sulle note di Italo Disco ovviamente. Nicolas, grazie. Fantastico. E che capoccione, tra l'altro, pieno di ricci. Allora, 5 anni, ama il calcio, ma anche fare le arrampicate. Oggi è nelle vesti di Super Mario. È il nostro 24esimo bimbo. È la volta di conoscere Enzo. Ma che bel bambino anche Enzo, accompagnato da Minnie. Enzo ha preso già l'applauso del pubblico, va verso la giuria, andiamo verso la giuria e fatti vedere bene, eh.
Grazie, grazie Enzo. Super Mario, Ale. Grazie. Intanto saluto il sindaco di Sulmona, ben arrivato sindaco, buonasera, grazie, ben rivisto, ben arrivato. Un applauso al primo cittadino della splendida città che ci ospita. E noi andiamo avanti, lo facciamo con un'altra bella signorina, questi bambini sono tutti davvero meravigliosi e complimenti anche per i costumini, è una vita che presento questo evento, devo dire quest'anno sono ancora più belli, veramente. La signorina ha 10 anni, ama suonare il sassofono, ama anche disegnare, è nelle vesti di Dopo la pioggia viene il sereno, in tutti i sensi, anche metaforicamente parlando. 25 giurati, Letizia! Eccola! E che bella signorina! Oh, è tornato il sereno! Che bello! Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno. Letizia è una bella signorina di 10 anni, fatti vedere ancora un po' dal pubblico tesoro e poi dai giurati che ti devono votare. Dopo la pioggia viene il sereno, noi ce lo auguriamo sempre in tutti i sensi e anche i giurati ti hanno apprezzato. Grazie, grazie a questa bella signorinella Letizia, ciao tesoro, ci vediamo tra poco. Dunque abbiamo un altro momento istituzionale, un altro bel momento in cui incontriamo due cari amici che invito a raggiungermi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, che è sempre accanto alle più importanti manifestazioni, quindi il dottor Domenico Taglieri, grande sostenitore della mascherina d'argento, e poi il nostro testimone oramai da tanti anni, il nostro caro e tanto amato Beppe Convertini. Presidente, stessa sì. Spiaggia, stesso mare, ci ritroviamo felicemente qui, è sempre un piacere rivedere te, rivedere il nostro caro Beppe. Quando Ivan mi disse che voleva riniziare questa mascherina, mi disse: la presenta Luca Di Nicola. Benissimo. Ah, meno male. Ho detto, partiamo. Poi e si è partiti e si è andati avanti. Vero, bene. Vero. Per tanti anni, sì, sì. Per tanti anni. E a un certo punto ci serviva un altro pezzo da 90. Direi da 100, allora, direi. E allora mi disse: che dici di Beppe Convertini? Non c'è di meglio. E finalmente con lui un applauso grosso a tutti. Bravo. E due. Sempre disponibile Beppe, tra l'altro stamattina era in diretta, insomma, voglio dire, con tutte le cose, questa poi mascherina, veramente un bel sacrificio. E dicevo prima al sindaco che comunque la dobbiamo portare avanti e comunque io vi assicuro, fino a quando avrò la presenza nella fondazione, la quale ho lottato tanto per starci, per far sì che queste iniziative potessero continuare ad esserci, io ci sarò. E dico ad Ivan che quest'altro anno la dobbiamo fare ancora più grossa, più bella, inserendoci un comico, inserendoci qualche altra attività, perché Sulmona ha diritto di conservare questa iniziativa e ha diritto di vederla arricchita. Grazie, grazie, grazie. Grazie Presidente. Beppe, devo dire che questo è il tuo quinto anno come nostro caro testimone, ormai sei cittadino onorario di Sulmona. Sì, devo dire che Sulmona è una città davvero speciale, perché poi noi siamo venuti in tante occasioni, in momenti unici per non solo la città, per la regione, ma anche sì, per l'Italia, perché qua vanno poi preservate queste tradizioni straordinarie della giostra. E io farei un applauso a voi, perché la giostra è davvero qualcosa di speciale, così quanto vero, la mascherina d'argento che ormai è arrivata alla 56esima edizione. Ti vogliamo come testimonial della giostra, dal prossimo anno testimonial della giostra. E io ne sono in davvero, Italia e nel mondo. Ne sono davvero felice, perché poi io ho raccontato l'Italia in lungo e largo e la terra abruzzese davvero in ogni luogo, e trovo che sia una terra fatta di donne e di uomini laboriosi, generosi, ospitali, una terra da amare, una terra da visitare, perché c'è tanto da visitare, ma soprattutto una terra da valorizzare ancora di più. E credo che con la TV e anche con i racconti, no? Con il passaparola, che è sempre molto efficace, si possa portare ancora più turismo in questa terra così speciale. Avete mare, montagne, vero, città d'arte, vero, vero, vero. E poi una cucina straordinaria, quindi complimenti, e porterò sempre con me un ricordo di questa terra unica.
Grazie Beppe caro. Adesso un bel omaggio proprio di Sulmona, tipico, vero Giorgiana? Vieni. Per entrambi, diciamo che il presidente D'Alieri li conosce. No, ma anch'io. Beppe oramai li conosce. Li stavo mangiando ora, sono buonissimi. Questi ora... sono per allietarti in redazione lì a Via Teulada durante la trasmissione. Grazie, e li stavo proprio mangiando, stavamo assaggiando. Poi ci sono ormai tutti i gusti, la cosa... Questa è diciamo nuova che... anche. I famosi confetti Ovidio, buonissimi. È nuova come confezione, Ovidio. Sì, è vero, ha una nuova confezione. Beppe. Grazie. Grazie a voi e vi aspetto sabato alle 8:30, domenica alle sempre. 6:30. Ti seguiamo sempre su Rai 1, Nuova Telefamiglia. Grazie Beppe Convertini, grazie. Tanto ci rivediamo anche dopo. Grazie alla Fondazione Caris per il nostro testimonial, appunto, direttamente da Rai 1, Beppe Convertini. Allora, Ivan, il nostro patron, al quale farei un applauso intanto, sta chiamando in diretta il caro amico sindaco di Pescara, Carlo Masci. Carlo, buonasera, mi senti? Buonasera a tutti quanti voi. Come sempre un piacere averti con noi, seppur da remoto, qui alla mascherina d'argento, viva Pescara, e devo dire grazie Carlo per il tuo supporto sempre. Anche per me è un piacere essere con voi, anche se soltanto via telefono, ma veramente sono vicinissimo a questa manifestazione e soprattutto sono vicinissimo ai bambini che partecipano, a tutti quanti che oggi si divertono, perché il carnevale è la festa dei bambini ma è anche la festa delle famiglie. Vero. E la mascherina d'argento interpreta perfettamente questo senso di famiglia forte che a noi interessa tantissimo, quindi mi fa molto piacere, ma mi fa anche molto piacere parlare con te, perché tu sei un amico dell'Abruzzo, un amico di Pescara, quindi ci sei sempre, ogni volta, con grande entusiasmo e con grande passione. Grazie caro sindaco, grazie, verremo a trovarti a Pescara, inventiamoci un'altra cosa, così verremo anche a farla a Pescara, insomma ci torniamo volentieri volendo. Sì, io la butto là. Beh, sì, assolutamente sì. Mi farà molto piacere, infatti noi partecipiamo a questa iniziativa, anche se si svolge a Sulmona, perché poi per noi l'Abruzzo è tutt'uno, quindi volentieri partecipiamo a questa iniziativa, a parte il mio legame personale con Sulmona, però è bello che siamo tutti quanti insieme con questa manifestazione che riguarda i bambini di tutto l'Abruzzo. Grazie infinite al sindaco di Pescara Carlo Masci, viva Pescara e viva Sulmona. Grazie. Ciao. Due città unite. Due città amiche, due città splendide, devo dire, a cominciare dalla città che ci ospita, Sulmona, poi tanto avremo anche il nostro caro sindaco per un saluto. Dicevo, i bambini sono gli unici protagonisti di questo evento, tutto il resto, a cominciare da me, un piccolo, quasi insignificante contorno, perché adesso infatti tocca a loro di nuovo, a 6 anni ama danzare, oggi nelle vesti della primavera di Vivaldi, wow, la numero 26 è Maria Elena, con i Bon. Ah, che meraviglia! Le 4 stagioni che non ci sono più, tra l'altro, perché adesso non ci si capisce più nulla, insomma, siamo a febbraio, gennaio sembrava marzo, sembrava aprile, vabbè. Comunque Vivaldi aveva pensato alle 4 stagioni. Grazie a Marielle, la fatti vedere la giuria, sei una bellissima bimba e mi piace molto il costumino. Peccato che io non conto nulla perché non sto in giuria, ma loro sono dei buoni intenditori, va bene? Un bacio tesoro, grazie Yvonne. Adesso da Pescara, abbiamo appena omaggiato questa bella città d'Annunziana con il sindaco Masci, arriva una bimba di 9 anni che canta, danza, le piace Giorgia, che ha condotto una serata del festival con Amadeus. Qui è come Penelope di Ulisse, chissà se disfa, insomma, se tesse e poi disfa la tela, vedremo, glielo chiediamo. Penelope, vieni. Ma lei è Penelope anche al secolo, si chiama proprio Penelope. Non sarò un artista, ma una femmina ottimista, sì. Non mi piace implorare. Che meraviglia. Un po' triste perché sta aspettando Ulisse, ovviamente, che tornerà. Fatti vedere ancora, tesoro. Un secondo ancora, un passaggio in giuria. Grazie. Grazie, Penelope, di nome e di fatto, Dolcissima questa bimba. E saluti a Pescara ancora. Grazie. Sempre da Pescara arriva una signorina che ha 6 anni e nelle vesti della spagnola, con altro costume, insomma, che soprattutto
per chi ha la mia età, le bambine si vestivano sempre da spagnola. Lei ha l'hobby di suonare l'arpa e i suoi cantanti preferiti sono i Maneskin. Certo, con l'arpa non ci azzecca molto, ma sono grandiosi. Isabella! Isabella! La spagnola! Prego tesoro, prego! Grazie Isabella, la nostra bellissima spagnolina, grazie. Certo, da queste note ai Maneskin, ti piacciono i Maneskin, vero? Vuol dire che sei multitasking, ti piace un po' tutto, bravissima, tutta la musica, brava, brava. Grazie alla spagnola, grazie Topolino. Adesso una piccola principessa, piccola proprio piccola perché ha 3 anni, ma meravigliosa. È la proposta 29, guardate qua che cosa sta per arrivare. Sara, la principessa Sara, prego. Occhio che c'ha 3 anni, eh. Yvonne, attenta al gradino, tesoro. Sì, aiutala perché è un po' alto quello. Insieme che accade laggiù. Prego, prego, Luigi, prego. Vabbè, adesso arriva la colonna sonora per te. Sei bellissima, tesoro, eh. Un angioletto più che una principessa. Ah, mamma mia, che mi fai la magia? Mi fai la magia. Allora, con un po' di musica, grazie. Vai, vai, fai qualche passo, tesoro, fai. È arrivata la principessa, insomma, un applauso ci vuole. Un applauso reale, eh? Grazie, Sara, che meraviglia che sei. Yvonne, portala un pochino dalla... Grazie, tesoro, sei bellissima. Guarda, guarda questi signori qui, guarda. La giuria che ti deve attribuire il voto. Brava Sara. 3 anni, è piccola ma dolcissima e bella nelle vesti della principessa. Grazie. Che meraviglia questi bambini. Grazie Yvonne come sempre. Ciao Sara, ci vediamo dopo, che dobbiamo ballare, fare tante cose ancora. Abbiamo una signorina di Sulmona, 6 anni, il suo hobby preferito è il ballo. Oggi è nelle vesti dell'arcobaleno della pace. Ecco, speriamo che possa risplendere un po' in tutti i cieli. Questo abitino è stato confezionato, ideato da sua sorella Giulia, che fino a qualche anno fa partecipava, perché era piccolina, alla mascherina d'argento. Elisa col numero 30. Forza Elisa! Camminerò. Che bello! E fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili. Molto bello, molto bello. Grazie Elisa, complimenti. L'arcobaleno della pace. Facciamola vedere in giuria. Minni, non la coprire, perché Minni è una signorina grande, eh. C'ha 2 spalle, Minni. Chissà chi è Minni, poi lo scopriremo. Non mi picchiare. Allora, perfetto, l'arcobaleno della pace, molto bene. Brava Elisa, anche per il messaggio. Grazie. Adesso torniamo a pescare, idealmente. Lo facciamo con un bimbo che ama il calcio. E oggi, che bello questo costume. È Braccio di Ferro, Riccardo col numero 31. Chissà, eccolo. Bravo Luigi. Bravo, simpatico, simpatico. E gli spinaci dove sono? Braccio di Ferro. Grande, fallo vedere ancora un istante sia al pubblico che alla giuria. Riccardo, Braccio di Ferro da Pescara. Grazie, grazie Topolino. Bene, bene, bene. E adesso invece abbiamo una bellissima coccinella. Sento delle urla dietro, che ve lo dico a fa. Sì, la coccinella c'è. È Ginevra con il numero 32. Vieni Ginevra. Ecco, ci fai anche un bel sorrisino. Vieni tesoro, vieni. Ginevra saluta. È un po' timida Ginevra. La coccinella va davanti ai giurati. Grazie. Grazie Ginevra, non essere timida però, mi raccomando.
Grazie Ginni, facciamo un altro applauso, perché insomma Titti le rimane questo ricordo. Arriva Barbie invece adesso. Arriva Barbie, Emma numero 33 alla mascherina d'argento 56. Prego. Hi, Barbie. Fantastica. Right. Vai Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Sì, sì, falla vedere un istante. Emma Barbie. Sai che non vuole schiodare dal palco, eh? Emma, fatti vedere un pochino che giurate, giurate. Guarda tesoro, fatti vedere anche da loro, ti devono votare, eh? Non è molto interessata ai voti, diciamo, via. Vabbè, lei dice io sto qui per divertirmi. No, tu falle fare un altro giretto così, a me loro la guardano bene. Oh, bravissima, un bel applauso. Grazie Emma, ciao Barbie. È dura. Se stava bene di a me frega niente, devo dire, io sto qua a divertirmi, hai ragione, brava Emma. Beatrice invece veste l'abito di Elsa, il costume di Elsa. Beatrice, numero 34. Beatrice è piccolina, eh? Bel applauso forte. Un altro lascerò. Tesoro, come sei bella! Te lo fai un sorrisino, amore? Sì! Sì! Adesso lo farà anche... Oh, bravissima! Lo farà anche ai giurati un bel sorriso, così loro potranno votarla con cuor contento. E grazie a questa piccola bimba, Beatrice Elsa! Grazie! Grazie, tesoro! Da Sulmona, con l'hobby della pittura e con l'abito costume della vichinga, arriva la signorina che ha 6 anni e che si chiama Gloria, col numero 35. Eccola! Una vichinga! Ships on bigger of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Gloria molto seria, devo dire, eh? Grazie Gloria, fatti vedere dei giurati però. Fatti vedere dei giurati. Grazie, così ti osservano. Grazie alla nostra vichinga Gloria. In bocca al lupo, eh? Ciao tesoro. C'è un po' timidina però, va bene, sei stata brava Gloria. Nelle vesti di Minnie abbiamo un'altra Minnie, cara Minnie, abbiamo un'altra Minnie, c'è Camilla col numero 36. Sì, vero? Minnie, prego! Beh, insomma, devo dire, ci sono tutti e due, eh? Grazie Camilla, sei dolcissima! Minnie! Facciamola vedere bene i giurati! Minnie, guarda un po' anche i giurati, tesoro, così ti possono votare, amore mio! Grazie! Ciao ciao ciao! Grazie a questa bella coppia! Devo dire perfetta! Minnie e Topolino, grazie! Lui ama molto ballare, ha già capito tutto, anche se ha soltanto 3 anni. Il numero 37, Leonardo, che è qui come un bell'orsetto con il ciuccio, giustamente. I nostri amatissimi orsetti, l'orso marsicano, vai! Io sto giustamente con gli orsi, Speriamo che lo capiscano tutti, speriamo. Lui è meraviglioso, eh? Leonardo. Giurati, eccomi questo bello orsetto di soli 3 anni. Grazie Leo, grazie. Fantastico con il ciuccio, qualcosa di meraviglioso. Allora, è proprio un cucciolo. Adesso una signorinella che arriva da Avellino.
Lei ama la danza classica e qui come Ermione, Emma numero 38. Prego Emma, vieni. Ecco la nostra Emma dalla Campania, benvenuta. Grazie Emma, guarda anche un pochino il pubblico, faccio un sorrisino tesoro. Minni, porta la impostazione giuria, così almeno possiamo farla vedere. Eccola qui, la nostra timida Emma, devo dire, però dolcissima e bellissima anche lei come tutti. Grazie Emma, e viva Ermione, il tuo costumino. Grazie. E adesso abbiamo un altro, un'ultima mascherina, E qui a 9 anni Lorenzo si presenta nelle vesti di Batman. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. È arrivato Batman. Batman va in giuria adesso, così potranno apprezzarti anche i giurati. E grazie a Lorenzo, fantastico. Allora Topolino, lasciami un secondo in più Lorenzo, perché nel chiedere l'applauso per lui vorrei che tributaste un applauso per tutti quanti i bambini che hanno partecipato, tutti, al di là dei numeri, di quello che accadrà poi per la graduatoria, va bene? Bravo, fatti vedere, guarda che bel bambino. Grazie Topolino. E grazie anche a Lorenzo e a tutti quanti i bambini. Bene, allora cari giurati, adesso avete già terminato il vostro compito, però restate con noi, ci fate compagnia, arriva il nostro Ivan Giampietro per il ritiro delle schede e per fare tutti quanti i conticini e poi appunto stilare questa graduatoria, ve lo ricordo, prevederà 7 bambini e in questa rosa, da questa rosa, sarà appunto tirato fuori il numero 1, ovvero l'assegnatario della mascherina d'argento che è lì, guardate che bella. Adesso abbiamo un bellissimo momento di danza, protagonisti sul palco dello splendido Maria Caniglia di Sulmona, gli allievi bravissimi della scuola di ballo Music and Dance dell'inimitabile, devo dire, Ada Di Gianni, la Music and Dance, una scuola di danza, canto e recitazione. Ciao Ada, ben rivista. La coreografia che hanno preparato questa sera gli amici della Music and Dance per i nostri bambini è Barbie. Ci siamo? Siamo prontissimi? Musica Barbie! Hi Barbie! Hi Ken! You wanna go for a ride? Sure Ken! Jump in! I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair. Life is your creation. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Volevo solo ringraziare Ivan perché so che fa tanta fatica per organizzare tutto e abbiamo bisogno di gente che fa questo, quindi grazie. So che ti devo consegnare, grazie Giorgiare, confetti o video, grazie a te, grazie bambini, grazie, grazie. Ah, no, tu devi stare con me, vieni qua, vieni qua, non scappare. Giordano, tanto questo ti servirà, ti ho cominciato a dare, grandi successi per te, sei partita appunto da un importante evento, qualche giorno fa hai ricevuto anche un attestato di merito a Sanremo e stai andando forte anche come cantante, non soltanto come splendida indossatrice, ma è vero che ci fai ascoltare Love Yourself? Certo, sono certo. Felicissimo. Siamo pronti per sentir cantare questo splendore di ragazza, Giorgiana Gman, Love Yourself, musica base. Bel applauso per Giorgiana, forte. All the time that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well I am. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care at all. But you still hit my phone up. Baby, I'll be moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong, but I've been so caught up in my dope, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and try to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care at all. But you still hit my phone up. Baby, I'll be moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong, but I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Never felt so low when I was vulnerable. Die for to let you break down my walls. Cause if you like the way you look that much, baby, you should go and love yourself. Grazie. Ti rubo il mestiere, ti porto i confetti. Confetti o video per te. Complimenti. Grazie in bocca mille. Al lupo per la tua carriera, grazie. Come indossatrice e come cantante. Grazie Giorgiana, grazie. Belle e brave anche per lei, confetti. Li ha distribuiti un po' in lungo e in largo. Era giusto, insomma, ripagarla altrettanto con dolcezza.
Benissimo, e allora adesso con i bambini che sono tutti sul palco siamo pronti a vivere questo momento che per loro sarà specialissimo, un momento di grande magia, e la magia, lo sappiamo, affascina sempre tutti, grandi e piccini. Lo facciamo con il mago dei maghi. Un bel applauso per Mago Foster! Somos un gran tipo de creadores presos, donde viven domadores que estarán dispuestos a domesticar al arte con silencio, pero alguien se atreve a desobedecer. Cuando un verso necesite de autorización, cuando cometa un delito por alzar la voz, nos rebelaremos en contra del domador, que nadie nos pare los pies. Somos la huella de la gran estampida. Escapistas en busca de libertad, niños trapecistas que aprendieron a volar. Somos animales que no pudieron domar, el látigo no cicatriza en la piel. Cuando la censura se apodere de un pincel, cuando deje un grito por escrito en un papel, la ignorancia como norma quieren imponer. Ammazzo qualcuno, perfetto, ok. Buonasera, buonasera, come state bambini, tutto bene? Eh? Vi state divertendo? Vi stanno piacendo le magie? Allora, adesso per la prossima magia mi aiuterà qualcuno di voi, vediamo un po'. Allora, piano piano, scelgo, mi serve una signorina, vediamo un po'. Ah, come ti chiami? Quanti anni hai, Eleonora? 4 anni, sei un po' piccolina questa magia, poi magari facciamo un'altra. Allora, tu invece quanti anni hai? 7 anni. Vieni. Tu sei la principessa Belle, vero? Esatto, come ti chiami? Anna Maria, lo facciamo un applauso a Anna Maria, quanto è carina, eh? Allora, principessa, metti qui, perché per fare questa magia ti serve una cosa che prendo subito. Ecco. Ok. Un tavolino, semplice tavolino da giardino, che adesso però io e te renderemo magico. Per fare questo mi servirà una musica. Ce l'abbiamo una musica adatta? Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, rinforzato.
tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante. Il tappeto volante ti accompagna proprio lì. Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare. Non ti diranno no, non si può, è un mondo tuo per sempre. Ragazzi, adesso vedrete una magia incredibile, una magia che esiste da migliaia di anni, il classico numero che fa il mago illusionista. Non vi dico nulla, così non vi rovino la sorpresa, d'accordo? Però per fare questo devo spostare il tavolino e mi serve un altro... Ah, eccolo qua. Siamo pronti? Siete pronti? E allora? I say I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the player's gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. Can't stop, won't stop.
you could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Allora bambini, vi siete divertiti? Eh? E allora, io vi ringrazio da Mago Force, Cotter, la sua assistente, è tutto e ci vediamo al prossimo carnevale. Ciao bambini! Grazie al Mago Foster, grazie Mago, grazie, complimenti, bravissimo caro, bravo. I bambini erano affascinatissimi. Intanto introduco che il balletto ha per titolo Il ballo del corpo umano, vero? E ne vedremo delle belle. Musica! Può ruotare, batti i piedi più che puoi e poi balla se tu vuoi. Il ballo delle parti del tuo corpo insieme a noi. Poi le mani all'insù, tieni il ritmo pure tu. Facciamo festa come una tribù. Con gli occhi so guardare, con la lingua assaporare, con la Ma che meraviglia! Bravi, bravi bambini, anche a ballare, vero Ada? Te li puoi portare alla Music and Dance sicuramente, perché sono bravissimi. Adesso il punctum dolens. Io ho la famosa busta, eccola qui, anzi già l'ho aperta perché poi vado di ansia, e ho i 7 bambini che saranno premiati. Ma ancora una volta il premio vorrei che venisse attribuito a tutti, e il premio più ambito per tutti coloro che sono sul palco, è l'applauso per tutti loro. Va bene? Allora, però adesso, da bravo democristiano, ho dato il contentino, ma devo pur sempre tirar fuori questi 7, anzi ce li ho. E va bene, intanto vi dico che il 7° bimbo più votato lo premia il critico d'arte professor Massimo Pasqualone. Massimo, raggiungimi per favore, grazie. Caro Massimo, ben rivisto dopo il premio che mi hai attribuito, ti ringrazio tanto ancora. Stai con noi Massimo per premiare appunto una mascherina, devo dire, molto bella, molto originale. La vichinga, la nostra 6enne Gloria Di Fonte. Però non la vedo, dove sta la vichinga? Aiutatemi, eh. Vichinga, amore, arriva la vichinga. Ecco qua la nostra partecipante che si piazza al numero 7. Grazie, grazie tesoro, bravissima, eh. Grazie Massimo, bocca al lupo per tutte le tue bellissime iniziative culturali e sociali. Adesso premia la nostra cara Cinzia Di Gesualdo, l'esperta di moda. Vieni Cinzia, raggiungimi. Intanto sei stata pluricitata, grazie sempre, perché solo tu sai vestire meravigliosamente la nostra Giorgiana Gamon.
Allora, cara Cinzia, e complimenti sempre per tutto quello che fai. Allora, ha 6 anni e è stato bellissimo questo costume, è vero? L'arcobaleno, con quel messaggio, l'arcobaleno della pace, è vero? Elisa Rosato! Adesso manca l'arcobaleno che è dietro. E vabbè, per la foto, ma tanto tra un pochino la facciamo. Sì, sì, tesoro, poi ti rimettiamo anche l'arcobaleno, eh? Complimenti Elisa, brava! Grazie Cinzia, grazie di tutto. Adesso mi raggiunge la dottoressa Fioralba Castellano. Cara Fioralba, vieni pure al centro palco per favore, gentilmente. E la nostra cara Fioralba andrà a premiare la 5ª mascherina più votata. Anche lei ha 6 anni, un altro bellissimo costume, è vero? Intanto ciao Fioralba e ben rivista. Premiamo insieme la nostra Primavera di Vivaldi, Maria Elena Morelli, la Primavera di Vivaldi, bellissima tesoro. Ti premia la dottoressa Fioralba Castellano con un bellissimo premio. E grazie, grazie Fioralba, in bocca al lupo per tutto, sempre. Adesso premia il nostro imprenditore sempre presente, scattante, Pasquale Di Toro. Caro Pasquale. Sì. Caro Pasquale, vieni, abbiamo doppia premiazione qui Pasquale, che tu sei uno grosso, sei un giurato importante, quindi doppio premio. Allora, caro Pasquale, intanto tra una tua bella iniziativa e l'altra trovi il tempo pure di fare il giurato. Bravo, hai fatto bene, grazie, grazie. Pasquale, tu voterai 2 mascherine, 27 e 31, ovvero Penelope Orlando di 9 anni, la Penelope di Ulisse, e Riccardo Malvestuto, 6 anni, Braccio di Ferro, ex equo, al 4º posto un ex equo. Braccio di Ferro e Penelope, eccoti Penelope, tu sei proprio accanto a me, vieni Braccio di Ferro, vieni. Vedi, un altro bel premio, sono tutti attratti dalla bustina e si luce ai muscoletti perché mangia tanti spinaci. Grazie Pasquale, grazie di tutto. E complimenti alle mascherine. Adesso premia la dottoressa Antonella Lagatta per il comune di Sulmona. Cara Antonella, raggiungimi pure gentilmente. Ci siamo visti anche nelle passate edizioni. Sempre presente la nostra dottoressa Lagatta. E anche qui un ex equo, cara Antonella, quindi doppio premio. Ben rivista intanto, grazie al comune di Sulmona. 21 e 22. Io avrò detto 4 volte di sedervi, di sedersi, non si sono mai potuti sedere. Adesso non hanno capito che parlo di loro, ma adesso che li chiamo capiranno che sono, si classificano al 3º posto, sono meravigliosi. Daniele, Francesco, Mucciaccio, maionese, ketchup. Bellissimi. Beh, mi sono proprio piaciuti, tanto, tutti, tutti, però insomma non ho mai visto ketchup e maionese. Senti, te lo posso dire un'altra volta, ti puoi sedere? No che non ti puoi sedere. Grazie, grazie dottoressa, grazie. E bravi. Dunque, i posti caldi della graduatoria, il 3º posto sicuramente, il 2º posto e poi la medaglia d'oro. Adesso premia il presidente della Fondazione Carispac, Domenico Taglieri, insieme al sindaco Gianfranco Di Piero. Vieni, vieni presidente. Sindaco, intanto ben rivisto. Grazie. Ben rivisto. Grazie, grazie presidente, abbiamo parlato prima. E dunque, premiamo con il numero 16, 4 anni, la piccola leonessa Beatrice Gabriele. La piccola leonessa, eccola lì, eccola lì, eccola lì. E beh, immagino quello rosa, vero? Ivan, quello rosa per la bimba, immagino. Ah, tutti e due a prescindere. 2 premi perché tu sei 2ª classificata, amore. 2 premi. Ci vogliono 4 mani. 4. Sì, sì, una bella foto col sindaco, col presidente Taglieri. Ti aiuta Ivonne. Grazie, sindaco, grazie. E alla mascherina 57, se Dio vuole. Grazie. Grazie, grazie presidente. Rimani. Allora, adesso mi raggiungono Beppe Convertini e ovviamente Ivan Antonio Giampietro per la premiazione del 1º classificato. Questo quartetto lo conosco, quindi va bene, ci siamo. Vuol dire che ci siamo proprio. Ivan, intanto una battuta. Intanto ringrazio tutti questi splendidi, queste splendide mascherine. Avete vinto tutti, 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 tutti. Adesso diamo questo premio che rappresenta quest'anno tutti voi, però avete vinto tutti, siete stati bravissimi e siete bellissimi.
È vero. Facciamo molto. Un applauso a questi splendidi bimbi. Grazie bimbi, veramente, grazie. Beppe, ultime battute per la mascherina d'argento 56, mamma mia quanti anni. Allora intanto ringrazio Ivan che è un amico da sempre e con lui facciamo tante cose belle, facciamo un bel applauso perché poi un mettere assieme tanti bambini che sono, come vi ho detto prima, tutte le bambine e i bambini sono educatissimi, se notate, sono tranquilli, per essere sì, tanti bambini messi sì, assieme sì, sono mitici proprio, no? E di solito invece sono fantastici, quindi davvero bello festeggiare il carnevale perché comunque rimane sempre un momento di aggregazione delle famiglie, ma proprio dei più piccoli. È vero. E poi ringrazio ancora una volta il nostro presidente perché poi fa sì che tutto ciò sia possibile. E non bisogna, anche il carnevale è una tradizione, in Italia abbiamo oltre la mascherina d'argento a Viareggio, a Putignano, a Venezia, insomma ci sono tanti luoghi vero, dove si fanno dei carnevali davvero pazzeschi che poi vengono raccontati in tutto il mondo e arrivano i turisti da tutto il mondo, in fondo anche i bambini e le bambine arrivano da varie parti dell'Abruzzo ma anche oltre confine regionale, quindi questo fa sì che insomma Sulmona possa essere ancora più conosciuta e ammirata per la sua bellezza. Fate un giro per chi non è di qua perché ci sono tantissime chiese belle da visitare, tantissime piazze, luoghi davvero speciali in questa città di Sulmona. Grazie Beppe, grazie. Presidente, ci siamo? Ci siamo, eh? Abbiamo... Ci siamo, siete stati bravissimi. Grazie. Questi bambini bellissimi, bravi genitori che hanno lavorato sicuramente per certo, far sì che questi bambini fossero così belli. Grazie a tutti per questa manifestazione così luminosa, così bella perché ci sono i bambini. È vero, è vero. Convertini ha dato già appuntamento all'anno prossimo e noi ti vorremo qui anche l'anno prossimo. Grazie a Ivan che praticamente ha dato la possibilità a questo carnevale di continuare negli anni. Io ricordo, ne stavo parlando prima col sindaco qua, Barcone, Panfilo Pantaleo, vero. Una vita fa. Ivan ha dato la possibilità a Carnevale di continuare insieme a noi, insieme al comune, insieme alla fondazione e insieme a Luca. Sono al quale anni. Dico bravo e grazie. Grazie infinite, grazie a voi. Ancora un anno così volato così, veramente un'altra bella edizione. Bene, e adesso dobbiamo dire chi vince questa 56esima edizione. Ha 3 anni, è stato il primo a venire sul palco. Meraviglioso. La divisa di gala della Polizia di Stato, Brando Derrico! Eccolo, meraviglioso! Poliziotto, bambino, il poliziotto! Bravo, bravo e bello! Poliziotto! Sì, allora mettiamoci così per fare un po' di foto, questa la possiamo togliere. Mamma che meraviglia questo bimbo! Allora signori, che dire, vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi, dal presidente Taglieri, da Beppe Convertini, dal padrone Ivan Antonio Giampiero, da Luca Di Nicola, è tutto, appuntamento al prossimo anno. All'anno grazie. Prossimo! Ciao, grazie giurati, grazie.